Amici cacciatori appassionati della caccia al cinghiale, ben trovati. Aveva suscitato la curiosità di molti nei primi appuntamenti in fiera. È il sovrapposto Classic Deluxe Tracker. È un fucile specialistico che Fire dedica a tutti gli appassionati della caccia nel bosco, della caccia in battuta al cinghiale, ma soprattutto dei cacciatori che seguono il lavoro dei cani nel bosco, che quindi hanno bisogno di un'arma solida, compatta, resistente e quanto mai sicura. Nessun'arma è più sicura di un fucile aperto che è sempre sotto lo sguardo vigile del cacciatore, e per questo il sovrapposto si presta benissimo al lavoro dei canai. Il Tracker si presenta con una bascula ricavata dal pieno, la bascula in acciaio, quindi ricavata dal massello forgiato, camera magnum da 76 mm e canne da 55 cm. Le strozzature in questo caso sono fisse e abbiamo i classici valori 5 3 stelle, quindi cilindrica 3 stelle. Le canne sono dotate di un bindellino rialzato con una tacca di mira luminosa che corrisponde a un mirino ad alta visibilità in fibra ottica regolabile, ma ci sono anche dei punti di attacco per quei cacciatori che volessero aggiungere dei dispositivi di mira, dei punti rossi o comunque sia delle ottiche da battuta. Il sovrapposto si presenta come un'arma molto maneggevole, compatta. Abbiamo qui la versione in calibro 12 e dal peso di circa 2,8 kg, scende ovviamente nel calibro 20, nella versione in calibro 20 ai 2,6 kg. Il sistema di scatto è monogrillo selettivo, i legni, come vedete, anche se dovranno affrontare ovviamente le inside del bosco, sono comunque dei legni in noce europeo scelto, finiti ad olio, trattamento FX Wood, zigrino a passo fine, astina classica a becco d'oca. Siamo al campo da tiro di Valle Duppo, qui a Lodrino, e andiamo adesso a provare il Tracker in quella che sarà la sua destinazione d'uso finale, ovviamente il cinghiale corrente. Ed eccoci, come dicevamo, alla linea di tiro del cinghiale corrente, e non sono solo, c'è Fabrizio che fa parte ovviamente dello staff qui del campo da tiro e ci accompagnerà nel test del Tracker. Fabrizio è un cacciatore e un canaio, quindi cacciatore di cinghiali, canettiere, ci potrai dare quelle che sono le tue prime impressioni su un fucile che è molto più dedicato a te che a me, ma sarà un piacere anche per me poi provarlo. A te buongiorno, la precedenza. Qui siamo a una distanza di 45 metri. Quindi siamo, per te che conosci questa tipologia di caccia e le distanze solite di questo tiro, siamo diciamo a una distanza limite, perché nel bosco molto difficilmente un canaio si trova a svolgere un tiro magari sui 45 metri. Sì, questo è un tiro molto impegnativo, come hai detto tu, per un canaio raramente capita un tiro così. Comunque solo l'imbraccio devo dire che dà un'ottima sensazione, soprattutto come leggerezza ma anche come bilanciamento. Perciò adesso proviamo. Andiamo alla prova del fuoco. Per correttezza nel test vi mostriamo anche le cartucce che stiamo utilizzando, e sono delle RC dedicate proprio al tiro a palla con palla da 28 grammi. Beh, direi che il risultato parla da solo. 45 metri, insomma. Due fucilate molto ravvicinate, hai quasi doppiato il colpo. Sì. Direi che un ottimo inizio. Un ottimo inizio. Siamo venuti direttamente sul bersaglio. Beh, innanzitutto complimenti Fabrizio, complimenti al tiratore. Una palla perfetta sul centro, tra il 10 e il 9, e un'altra sotto di pochi centimetri. Quindi a 45 metri, tanta diciamo, roba. Una stabilità e una precisione dell'arma assoluta. Adesso riproviamo col cinghiale in movimento.
Queste sono le seconde due fucilate sparate da Fabrizio con il cinghiale in movimento, due colpi alla testa della sagoma del cinghiale. Adesso non so come tu hai impostato la fucilata, ma vedo due fucilate praticamente quasi sovrapposte, perfette. Tu hai sparato mirando al cinghiale o hai mirato di nuovo al centro? Come hai impostato? Ho mirato di nuovo al centro, ho tenuto la mira leggermente alta, perciò sono andati là. Allora, involontariamente, però mi accorgevo che quando sparavo, siccome ho voluto fare anche fra l'altro due tiri abbastanza veloci, come diciamo è da prassi, certo, quando uno è sotto normale, i cani a caccia, certo, così, però... Beh, io direi proprio un risultato, sì, molto soddisfacente. Sì, perché come ripeto, un canaio soprattutto 45 metri, cioè quattro fucilate così, c'è niente da dire. E poi è difficile che capitino, soprattutto a caccia, perché esatto, la distanza di tiro solitamente siamo intorno ai 15-20 metri, esatto, al massimo. È stata poi molto piacevole la fucilata, come dicevo a te, la ripetizione non mi ha dato problemi a farla in maniera veloce. Evidentemente la bilanciatura dell'arma ha comunque contribuito molto. Con la tacca di mira come ti sei trovato, visto molto che ha anche tutto quello che serve per la predisposizione per punti rossi? Tu invece hai sparato col fucile così come viene, sì, dato da fai. È un'attacca molto intuitiva, ti viene molto all'occhio. Per me è leggermente basso il calcio, ma proprio è una cosa, diciamo, essendo un calcio standard è normale, ci sta, però è molto molto intuitivo come arma e, torno a ripetere, mi ha lasciato abbastanza molto entusiasmo per il fatto che, ripetendo i colpi veloci, l'arma te lo permette. Bene, quindi dal campo da tiro direi è tutto, i migliori auguri a te e a tutti quelli che come te continueranno ad usarlo a caccia, nella caccia al cinghiale. Grazie, in bocca al lupo, alla prossima.